E salutiamo una new entry, e lui è un artista, un ritrattista, un vignettista molto importante, collabora con La Verità, che è un giornale nazionale molto importante. Lui è Loris Bosch. Ciao Loris, buonasera a te. Ciao Loris. Troppo, lo sai. No, sai perché abbiamo chiamato te? Al di là del fatto che sei un artista e ci aspettiamo da te, appena puoi, una vignetta che raffigura il momento del Napoli filtrando. Senz'altro. La devi fare per forza. Allora, intanto, lo sai che io sono espertissimo di calcio. Assolutamente sì. Sì. parlo da profano e tu lo sai che non me ne intendo assolutamente di calcio. Ma dopo aver sentito tutte le vostre conversazioni, a me sembra, vedendola da fuori, per cui non sono né tifoso né di parte eccetera, mi sembra che questa cosa sia nata molto tempo fa. Nel senso, io la vedo da fuori, mi sembra strano che tutto un momento ci siano tutte queste frizioni. Secondo me questo è un progetto che parte da molto lontano. Posso sbagliare, posso essere smentito, ma io la vedo così. Ma io devo però farti un complimento, perché lo dicevo prima a Donato Martucci e a Lino D'Angiò. Grazie a te, questo lo possiamo annunciare, perché lo dobbiamo annunciare e te ne dobbiamo rendere merito. La prossima settimana, molto probabilmente, da questi microfoni a telefono avremo un campione del mondo. E lo dobbiamo grazie a chi, come Loris Bosch, che dice di non essere esperto di calcio, ma non è così, ha rintracciato un grande calciatore. Lo possiamo dire chi? Guarda, io sono scaramantico. Quindi è meglio non dirlo, però abbiamo già detto che avremo un campione del mondo ai nostri microfoni. Sì. È un vicentino, pure lui sarà vicentino. Guarda, io sono sempre scaramantico, perché sai, tutti dicono sì, ma non c'è problema, e poi all'ultimo momento, esatto, perché dopo sono tutti quanti preziosi, un pochino dai. E allora è meglio aspettare e speriamo che mi diano la conferma, che ti diano la conferma anche a te, visto che ci stiamo sotto certo, da un po' di tempo. Certo. Che lunedì avremo in diretta questa persona. Però non diciamo niente, perché poi dopo ci bruciamo, dai, ci bruciamo. Senti, no, Loris, ti volevo chiedere, andando poi dal calcio ad altri argomenti che sono di grande attualità, nel corso delle ultime conversazioni telefoniche tra di noi abbiamo parlato di un tema importante, svicolo rispetto al calcio, no? Perché poi c'è stata questa polemica tra coloro che sostengono che il Sud viene poco aiutato dai fondi statali, perché Venezia è stata messa al primo posto anche dal Premier Conte. Tu mi hai fatto una considerazione molto, molto interessante, mi farebbe piacere che tu la ripetessi da questi microfoni. Guarda, sai, la conversazione abbiamo fatto, io lo chiamavo la guerra dei poveri, no? Certo. Perché ci scontriamo su delle sciocchezze per cui ci sono sempre i soldi di mezzo, giusto? Allora, tutti questo spreco, perché questo spreco, il Sud invece è stato dimenticato. Certo. Io dico sempre, guarda, io ho amici in tutta Italia, per cui a me dispiace da morire quando vedo una Matera sott'acqua, un Napoli sott'acqua e Venezia sott'acqua. E questa guerra dei poveri che stiamo combattendo sui social, perché è bello che è nato tutto quanto sui social, tu vedi i commenti, allora da una parte dicono dovete morire sott'acqua, dall'altra parte è meglio che morite voi, e voi siete dei ladri, e voi avete rubato i soldi. Non ne facciamo niente di queste polemiche qua. Queste polemiche sono proprio per distrarre il vero problema, che c'è sempre qualcuno lì sopra di noi che ha deciso, per cui sia il nord che il sud. Infatti ti dicevo, ma tutti i soldi che sono stati dati nella cassa del mezzogiorno, sì, ma io dico sempre, guardate che non li hanno neanche visti, non li hanno neanche sentito l'odore la gente normale, tra virgolette, perché finiscono sempre in delle casse statali, fondazioni, eccetera, e magicamente spariscono sia a nord che a sud questa cosa. Certo. Per cui io dico sempre, è inutile che facciamo una guerra tra italiani, che poi sono quelli che vengono maggiormente danneggiati, ma no? Ma perché, ti spiego, bisogna sempre avere un nemico, no? Se io ho un nemico, ho uno scopo per cui mi sfogo su quel nemico, ma non vedo il problema. Il problema è la mala gestione.
sono assolutamente d'accordo con te. Io non mi incazzo con il dirigente, con il politico che ha fatto la magagna, mi incazzo con la gente. Ma allora scusami, cosa c'entra la gente normale che poi di riflesso, perché se il politico o chi per esso ha gestito male, la gente non vede la male gestione, vede i soldi che non sono arrivati, per cui dobbiamo avere un nemico da combattere. Certo, concordo con invece te. Invece di unirci contro questo sistema, ci facciamo la guerra fra di noi e questo sistema continua a galleggiare beato e tranquillo, perché tanto tra movimenti che si ispirano ai pesci, tra movimenti che si ispirano agli animali ittici, tra movimenti che si ispirano a altre cose, perdiamo di vista il vero problema. Sono assolutamente d'accordo con te, Loris. Ne riparleremo sicuramente nelle prossime puntate, perché è un tema molto caldo ed interessante, sperando che Venezia possa resuscitare quanto prima dalle acque, così come Matera e anche il Lanerossi Vicenza tornare in Serie A. Mamma mia, ma che maglia storica quella, che bella. Sì, guarda, allora ti rubo solo 30 secondi. Faccio Naia, il militare, per chi non lo sapesse. Certo. E lo faccio al sud, e lo faccio in provincia di Caserta. La cosa che mi è stata sempre detta, intanto, è Vicentino Magnagatti, prima cosa. Vabbè, quello è un classico. Quello è un classico. E dopo Lanerossi Vicenza, cioè la gente si ricorda ancora, con il simbolo della R, dei Marzotto che avevano l'anificio, per cui Lane. E ancora adesso viene chiamato il Lane, simpaticamente. Ecco. Bellissimo. I miei primi ricordi del Lane Rossi Vicenza, al di là del Borgo Rosso, che poi secondo me si ispirava anche a chissà quella squadra, ma è Roberto Baggio con i capelli ricci. Beh, io devo dirti ancora un po' ancora prima, proprio uno che forse potremmo avere. Ah sì, è vero, non lo diciamo. Che fu capocannoniere, incredibilmente, con una squadra piccolissima. Assolutamente sì. Loris, ti ringraziamo per essere stato con noi. È un piacere, alla prossima. Loris, grazie. Ciao.